questa disparità di trattamento, perché altrimenti è chiaro che ci sono dei lavoratori che in un momento di difficoltà hanno più prospettive degli altri, dipende da quello che sceglie l'azienda. In termini di etica e di un'opportunità e regole uguali per tutti, non ci siamo proprio. Grazie. Interrogazione 3-2347, onorevole Capelli, su chiarimenti in merito alla predisposizione dell'accordo tra Stato e Regione per la rideterminazione della presenza militare in Sardegna, con particolare riferimento all'impegno a destinare i 250 uomini della Brigata Sassari o di altro corpo militare alla nuova caserma di Prato Sardo a Nuoro. Onorevole Capelli, ha un minuto per l'illustrazione. Grazie signor Presidente. Il tema e il merito dell'interrogazione è già stato illustrato dal Presidente nella presentazione di questa interrogazione, signora Ministra. La premessa, mi rifaccio alla premessa, ci riporta nell'ambito e nell'alveo della presenza militare in Sardegna, con particolare riferimento alle servitù militari e che ricordo hanno una presenza abbastanza consistente in Sardegna, nonché dei tre poligoni più grandi d'Europa. Nel dispositivo, invece, o meglio nell'interrogazione, si chiede appunto nella riorganizzazione della presenza militare in Sardegna, che è oggetto di un nuovo accordo tra Stato e Regione, che interessa anche oltre la razionalizzazione e l'ottimizzazione della presenza militare in Sardegna, anche sotto il profilo economico dell'equo indennizzo per l'occupazione dei siti ambientali importantissimi e bellissimi della Concluda. nostra isola, anche la destinazione della nuova caserma di Prato Sardo in Nuoro, che dopo 18 anni è stata completata e attende le determinazioni del suo ministero e Grazie. suo in particolare sull'utilizzo di detto immobile. La ringrazio. Ministra della Difesa Roberta Pinotti può rispondere. Prego. Grazie Presidente, grazie Onorevole. Come lei ha ricordato, si sta lavorando con la Regione Sardegna. In realtà noi già nel giugno 2014 avevamo attivato come Ministero una conferenza sulle servitù militari. In relazione a questa conferenza si erano poi sottoscritti due protocolli d'intesa, uno con la Regione Puglia e l'altro con la Regione Friuli Venezia Giulia, per appunto armonizzare e per parlare, diciamo, delle compensazioni necessarie. Con la Regione Sardegna invece non si è riusciti in quel momento ad arrivare ad un accordo condiviso e si è attivato un tavolo di concertazione che ha dato come primo frutto nel gennaio del 2015 un accordo per fare un tavolo tecnico. Questo tavolo tecnico sta lavorando, un tavolo istituzionale, e l'obiettivo è proprio come quello che ricordava lei, di giungere a definire l'effettiva realtà militare nell'isola, sia le misure di riequilibrio e di armonizzazione. Lei ha citato anche, non l'ha fatto nella premessa, ma ho letto la sua interrogazione, la proposta di implementazione del programma SIAT,